Dunque, oggi vediamo insieme un dispositivo diciamo dedicato ad applicazioni di potenza, che è il tiristore, dispositivo degli anni 50, in particolare del 56 nel 57 fu introdotto da General Electric ed è particolarmente adoperato in applicazioni di conversione da alternata a continua o soprattutto da alternata e continua, partendo da frequenze di rete, quindi 50 Hz in Europa, 60 Hz negli Stati Uniti, perché come vedete è un dispositivo che, come vediamo, è un dispositivo capace di trattare tensioni e correnti molto elevate. Quindi tranquillamente un migliaio di ampere o qualche migliaio di volt, ma a frequenze relativamente basse, perché i tempi di accensione e spegnimento sono lenti. Quel dispositivo si chiama tiristore, in inglese è thyristor. Si chiama anche SCR, che sta per Silicon Controlled Rectifier, quindi introdotto da GE nel 57. È un dispositivo verticale, di nuovo vi faccio la sezione della fetta. Il contatto in basso è il contatto di anodo, la fetta da sotto è drogata né più, il materiale di partenza è in P come al solito, sopra cui viene cresciuto per epitassia la regione di deriva con drogaggio N-. Quindi questa è la regione di deriva, come al solito. Poi sopra c'è uno strato P, ma tipicamente l'epitassia è tutta, insomma la parte superiore dell'epitassia viene drogata in modo P, e poi c'è una diffusione N+, dove c'è il contatto di catodo. Quindi abbiamo PNPN, questa regione P viene contattata separatamente ed è l'elettrodo di controllo, che tipicamente si chiama gate. E quindi i drogaggi sono i soliti, diciamo questa zona di deriva è come ordine di grandezza 10 alla meno 14, la regione P è qualcosa tipo 10 alla 17 centimetri a meno 3, e chiaramente le regioni N+ e P+ sono dell'ordine 10 alla 19 centimetri a meno 3, quindi sono degeneri. Ora, se vedete la successione degli strati, andando dall'anodo verso il catodo, avete tre giunzioni in direzione ogni volta opposta. Quindi in pratica posso disegnare un circuito equivalente che è fatto così: dall'anodo alla regione di deriva ho una giunzione PN, poi ho un'altra giunzione PN dalla regione di deriva alla regione del gate, qui attacco il gate, e poi ho un'altra giunzione PN dalla regione P a cui è connesso il gate al catodo. Quindi questo è il circuito equivalente che possiamo tracciare immediatamente. Ora chiamiamo questa giunzione J1, che è questa giunzione J2, che corrisponde a questa e a questo diodo dall'altra parte, e per finire questa giunzione J3, che chiaramente corrisponde a questo e a questo diodo. Ora, qual è il funzionamento del tiristore?
Vedete, in prima battuta è chiaro che qualunque sia la tensione applicata tra catodo e tra anodo e catodo, una giunzione PN, una o due giunzioni PN sono polarizzate inversamente, no? Quindi, essendo tutte in serie, la situazione che ci possiamo aspettare è che non passi corrente né in una direzione né nell'altra. Okay? E tra l'altro questo dovrebbe succedere fino a tensioni tutto sommato elevate, perché vedete, quando applicate una VH positiva, la giunzione polarizzata inversamente è la J2, che quindi è capace di supportare una tensione relativamente alta, perché la zona di svuotamento cade nella regione di deriva. D'accordo? Quando invece la VH è negativa, avete due giunzioni polarizzate inversamente, la J1 e la J3, e in particolare delle due la J1 è in grado di sopportare una tensione inversa alta, perché diciamo la regione di svuotamento cade di nuovo, anche in questo caso, nella regione di deriva, che come sapete è in grado di sopportare una tensione elevata. Dunque, ribadiamo un attimo questo concetto, rappresentiamo una sorta di tiristore intrinseco, guardando soltanto la successione dei quattro strati, abbiamo detto P+, dove c'è il contatto di catodo, questo posso anche cancellarlo, qui c'è il gate, questa è la zona N-, è la regione di deriva, qui c'è P, lo sto facendo dal basso verso l'alto, in modo che così le tensioni vengono nel segno che usiamo di solito, diciamo, di solito c'è questa convenzione di circuiti, come ovviamente sapete, i nodi a tensione più alta li mettiamo in alto e i nodi a tensione più bassa li mettiamo in basso. Quindi questa è la struttura, no? Questo è un P più e poi P, mettiamo P soltanto, tanto non è importante ai fini del ragionamento che voglio fare, distinguere tra il contatto tra la regione P più e la regione P. Ok, quindi questa è la situazione. Allora abbiamo detto, abbiamo un forward blocking, un blocco in polarizzazione diretta, che vuol dire quando VH è maggiore di 0. Allora, rinominiamo come le avevo chiamate le giunzioni? Ho invertito anodo e catodo nel disegno, aspettate. Come dicevo prima, ho capovolto, no? Quindi questo, siccome l'anodo è convenzionalmente a tensione superiore rispetto al catodo, ecco, ho invertito anodo e catodo. Ho capovolto la sequenza degli strati, va bene? Quindi i gate, avete ragione, sì? E quindi i gate è qui. Ok, aspettate, vi do... E quindi questo è J1, questo è J2 e questo è J3. Ok. D'accordo? Quindi ho capovolto tutto. Per dare, siccome convenzionalmente l'anodo è a tensione più alta del catodo, rappresento l'anodo in alto, d'accordo? Allora, in blocco diretto, quindi quando VH è maggiore di 0, ricapitolando quello che ho detto prima, la giunzione polarizzata inversamente è J2, e J2 sostiene la VH. D'accordo? Quindi vi potete aspettare che la tensione di breakdown in diretta
che si chiama tensione di breakover, sia approssimativamente lo spessore della regione di deriva per il campo di breakdown del silicio. D'accordo? Supponendo che il drogaggio sia così basso da poterlo considerare praticamente nullo ai fini del calcolo del breakdown. D'accordo? Questa è una posizione. Se invece sono in condizione di blocco inverso, reverse blocking, a questo punto ho cioè una via K negativa, a questo punto G1 e G2 e G3 sono polarizzate inversamente. Delle due, G1 è in grado di sostenere una tensione inversa elevata perché ha la regione di deriva svuotata e quindi è G1 che sostiene la tensione inversa e in questo caso la tensione di breakdown in condizioni di reverse blocking è di nuovo circa D per EBD. Quindi, ripeto, come ricordate, quando facciamo questa approssimazione di tensione di breakdown pari a spessore della zona di svuotamento per il campo massimo, stiamo facendo ipotesi che, uno, la regione di svuotamento cada praticamente solo nella regione di deriva, e che due, il drogaggio della regione di deriva sia talmente basso da poter considerare il campo praticamente costante nella regione di deriva. Okay? Questa considerazione l'abbiamo fatta la prima volta che ci siamo visti. Ok, l'altra... va bene, questo spiega il blocco. In realtà ci sono delle condizioni per cui il tiristore conduce. Ok? E il modo per capire più facilmente in che condizioni il tiristore conduce è quello di utilizzare un altro circuito equivalente, notando che siccome ho tre giunzioni, io posso accoppiarle a due e rappresentare il tiristore come un circuito fatto da due transistori bipolari. Ho un PNP, vedete i primi tre strati, con le giunzioni G1 e G2, è un transistore NPN utilizzando la giunzione G2 e G3. Quindi se io faccio un circuito equivalente in termini di transistori, che cosa ho? Io posso rappresentarlo in questo modo. Ho un anodo qua, qui ho un PNP, questa è la base, e poi ho un NPN in questo modo, e rappresentarlo così. Quindi ho un PNP che è questo qua, e ho un NPN che è quest'altro transistore. Sì. Però il fatto che si possono rappresentare circuiti equivalenti con dei diodi oppure con dei transistori bipolari non dipende dalla lunghezza delle zone. Sì, dipende anche dalla lunghezza delle zone. Vediamo un attimo qual è il ragionamento. Di fatto il circuito è consistente, no? Perché vedete, se io guardo il collettore del PNP coincide con la base dell'NPN, ok? E se io guardo la base del PNP coincide con il collettore dell'NPN, d'accordo? Allora, chiaramente, diciamo, questi non saranno transistori ideali. Che differenza c'è tra un transistore e una coppia di diodi? Ovviamente sapete, la differenza è data in gran parte dallo spessore della base. Quindi se la base è larga, il transistore si comporta come due diodi in serie, ovviamente. Allora, qui qual è la situazione? Beh, in realtà il PNP alla base
larga, perché c'è la base, è proprio la regione di deriva, che è tanto più spessa quanto più vogliamo che sia alta la tensione di breakdown. Va bene, quindi per il PNP quello che ci dobbiamo aspettare è un alfa molto molto piccolo, d'accordo? E infatti l'alfa viene una cosa veramente piccola, qualcosa tra, diciamo, un decimo e un centesimo. Quindi in sostanza guadagno vero il PNP non ce l'ha. Però anche questo piccolo valore in realtà è rilevante. L'NPN invece viene realizzato in modo da avere un alfa abbastanza alto. Questo viene fatto apposta per il motivo che vi descrivo tra un attimo. Quindi il transistore NPN ha un alfa che, diciamo, varia tra 0,9, diciamo intorno a 0,9, 0,9 forse anche 0,95. Quindi viene un guadagno significativo. La regione P è fatta in modo da essere corta, ok? La regione P dove contatta il gate. Allora, se guardate un circuito di questo tipo, voi potete immaginare che ci sono due stati possibili, va bene? Perché uno stato è quello che corrisponde a quello che vi avevo fatto vedere prima. Se la VHK è positiva, aspettate, fatemi mettere il contatto, questo è il gate, no? Se la VHK è positiva, però io posso benissimo avere tutti e due i transistori interdetti, d'accordo? Basta che la tensione, per esempio, immaginate, io potrei avere qui 0, qui 10 volt, 0 sul gate e 10 sulla base del PNP, chiaramente il transistore, il circuito sarebbe formato a transistori interdetti, d'accordo? Quindi questo è uno stato certamente compatibile. Corrisponde col blocco che vi avevo fatto vedere prima, blocco in diretta, va bene? Quindi ci sono due stati, uno stato è lo stato off, però c'è anche uno stato on. E lo stato on qual è? Quello è più interessante, è quello in cui tutti e due i transistori sono in saturazione. Perché vedete, lo disegno in blu, io posso avere una cosa del genere, qui posso avere 0 volt, qui posso avere 0,8, qui posso avere 0,2, quindi l'NPN tipicamente in saturazione, e posso avere, per esempio, un volt sull'anodo, per cui anche il PNP in saturazione. In questa situazione che cosa sta succedendo? Passa corrente, praticamente il tiristore si comporta come un cortocircuito. Quindi, se sono in grado di portare tutti e due i transistori in saturazione, ho conduzione. E questo sarà il meccanismo di funzionamento del tiristore. Devo riuscire a passare dallo stato di blocco a uno stato in cui quindi tutti e due questi transistori sono interdetti, a uno stato in cui mando in saturazione tutti e due questi transistori equivalenti e quindi ho conduzione e una caduta di tensione particolarmente bassa. Il tiristore viene usato soprattutto perché quando conduce si riesce ad avere una tensione tra anodo e catodo bassa anche per livelli di corrente molto elevati. Okay? Allora, quello che dobbiamo cercare di capire è in che modo si innesca questo meccanismo. Allora, per capirlo bisogna fare riferimento al modello di Ebers-Molde bipolare. Ve lo disegno un attimo perché è roba che tipicamente è lontana a memoria. Allora, vi ricordate come è fatto il modello di Ebers-Moll? Avete due giunzioni back to back, come si dice. Questo è l'emettitore, questo è il collettore. E poi avete due generatori equivalenti. Quindi questo è il diodo di emettitore, questo è il diodo di collettore. Qui c'è una IED e ICD sono le correnti che passano nei due diodi. Qui c'è alfa F IED, generatore di corrente, e questo qui è alfa R
CD orientato in questa direzione. Va bene? Chiaramente, come già vi dicevo, se gli alfa sono bassi, idealmente se gli alfa sono 0, il transistore bipolare è perfettamente equivalente a due diodi back to back, quindi chiaramente non conduce mai, ok? A meno che uno dei due diodi non sia in breakdown. Chiaramente questo è un NPN. E poi per il PNP dobbiamo fare un ragionamento diverso. Allora, in zona attiva, abbiamo chiaramente il diodo di collettore interdetto, quindi ICD è uguale a meno ICS, corrente di saturazione inversa del diodo, mentre la IE, diciamo che è questa corrente, prendiamo col verso entrante, la IE quindi è uguale a meno IED più alfa R ICD, che in questo caso vale meno alfa R ICS. Dall'altra parte IC invece a che cosa è uguale? IC la prendiamo in questa direzione. IC sarà uguale ad alfa F IED più ICS. Non sarebbe meno ICD, quindi più ICS. Questa è la cosa che possiamo scrivere. Allora, io che cosa faccio? Estraggo IED dall'equazione precedente e la metto qua dentro. Quindi ottengo la seguente cosa. Mi viene IC uguale a meno alfa F IE, e qui c'è un termine con ICS, viene un meno alfa R alfa F ICS, lo metto insieme all'altro, quindi viene un ICS in evidenza, 1 meno alfa R alfa F, va bene? Questa quantità è quella che si chiama tipicamente IC0. IC0 che cos'è? È il valore della C in diretta se il valore della C se stacco l'emettitore, no? E applico una VCB positiva. Da definizione è questo. Quindi io devo ricordarmi essenzialmente questa cosa. IC è uguale a meno alfa F IE più IC0. Ok, tutto qui. Ora, andiamo a riprendere il circuito di prima e mettiamoci... Dunque, questo è in zona attiva. In realtà, per essere precisi, che ipotesi ho fatto per scrivere questa cosa? L'unica ipotesi che ho fatto è quella di dire che VBC è minore di 0, va bene? Perché ho fatto solo questa ipotesi. Quindi vale anche in interdizione, non soltanto in zona attiva, basta che la VBC sia negativa, è l'unica ipotesi reale che ho fatto. Allora, vado a prendere il disegno di prima. Dunque, ho l'anodo, il catodo, sì? Prego. È una domanda o deve riprendere? Ah, deve scrivere, va bene, prego. Insomma, ICS è sempre il... Come? ICS. Cos'è? Sì. Come cos'è? ICS è la corrente di saturazione inversa del diodo. Ah, ok. E il modello di Ebersole ha 4 parametri, no? Sono le due correnti di saturazione inversa dei diodi e le due alfa. E in sostanza ICD è uguale a ICS per E alla VBE, VBC su VT meno 1. Questa è l'espressione della corrente di diodo. Aspettate, metto meglio a fuoco. No, sono io con vedo bene. Era a fuoco forse. Vabbè. Ok, posso andare avanti? Va bene. Allora, questo è il circuito. Dunque, abbiamo detto, disegniamo un attimo le correnti. Questo è il PNP. Questo è l'NPN, questa qui è la corrente nel
chiamiamo uno i PNP e due l'NPN, così diamo i numeri. Allora, questa è la corrente di anodo, questa qui è la IB1, okay. La corrente di anodo corrisponde alla IE1, giusto? La corrente d'emettitore del transistore 1. Questa qui è la IC1, che coincide con, questa è la corrente di gate, e questa è la corrente di base del secondo. Questa è la corrente di collettore del secondo, e questa qui è, vabbè, è la corrente di anodo, in pratica, di nuovo, no? Perché, anzi, è la corrente di anodo più la corrente di gate. Ed è uguale alla IC2 più IB2, giusto per scrivere le equazioni ai nodi. Allora, cosa possiamo scrivere? Innanzitutto, la corrente di anodo è uguale a IB1 più IC1. Questa qui, chiaramente se scrivo l'insieme di taglio, è la corrente di anodo più la corrente di gate, IA più IG, che è anche IC2 più IB2. Ovviamente. Allora, vediamo di scrivere le espressioni complessivamente. Allora, la corrente di anodo è la corrente di emettitore del primo, quindi è IB1 più IC1, d'accordo? IB1 è anche IC2, quindi questo è IC2 più IC1. Quindi la corrente di anodo è la somma delle due correnti di collettore. Ora, essendo i due transistori in, diciamo in interdizione con le giunzioni base-collettore polarizzate inversamente, noi possiamo scriverle utilizzando l'espressione che abbiamo ricavato un attimo fa. Quindi per il transistore 1, anzi per il transistore 2, abbiamo prima la IC2, abbiamo che IC2 è uguale a alfa NPN per IA, perché IA è uguale a meno IE2, ok, più I C02, quindi questo è il transistore 2, va bene? Ho scritto l'espressione che ho ricavato nella tabella precedente. E qui invece c'è più alfa PNP della corrente di emettitore del PNP, che è di nuovo IA, meno IC01. E qui bisogna stare attenti ai segni, ma insomma dovrebbe essere questo. Un attimo, se i segni sono giusti, vabbè, in realtà credo che questo qui è invece un più, il C01, è in PNP, quindi quello è un più. D'accordo? Allora, a questo punto io posso portare in evidenza IA da una parte, quindi mi viene IA uguale esplicito per IA uguale a che? No, devo fare un passaggio in più, aspettate un attimo. Allora, ho risostituito, mi ero scordato un pezzettino, ho risostituito IC2 è meno alfa NPN IE2 più IC02, no? Questa è l'espressione che abbiamo ricavato. No, mi ero scordato un pezzettino, perché IE2 in realtà è la corrente, è meno la corrente di anodo più la IG. Questo qui è meno IE2, no?
Per cui quando ora vado a sostituire, IA uguale mi viene al numeratore alfa NPN IG più IC02 più IC01 e al denominatore mi viene 1 meno alfa NPN meno alfa PNP. Prego. Detto? No, perché IA è uguale a IE1. In realtà IC1 l'ho preso col segno uscente, quindi torno. IC1 è alfa IE1 preso con questo segno, perché preso con questo segno sia IC1 è positivo e anche IE1 è positivo. E I1 coincide con IA. Va bene? Prego. Il secondo, qui ho usato la definizione precedente, quindi il corrente IE2 è quella entrante, per cui IC2 più IB2 è meno IE2. Quindi qui l'ho scritto col meno e poi ho cambiato. D'accordo? Allora, guardate questa espressione, che cosa abbiamo? Allora, qui ci sono due cose da osservare, che voi potete considerare IC02 e IC01 per, a seconda dei casi, importanti o meno, dipende dal fatto che ci sia una corrente IG oppure no. In ogni caso, voi avete in pratica che il denominatore è minore di 1 e la corrente di anodo ha una componente proporzionale alle correnti di saturazione inversa, okay, a cui sono proporzionali C01 e C02, e poi una componente invece proporzionale a IG. Per cui vi potete aspettare che quando inserite una corrente IG, la IA, diciamo, aumenti. Va bene? Quanto vale il denominatore? Vi ricordate, abbiamo detto che alfa N vale intorno a 0,9, alfa PNP vale intorno a qualcosa tra 0,1 e tra 0,01 e 0,1. Allora, qui è quello che può succedere, cioè fin tanto che la somma di alfa NPN e alfa PNP è minore di 1, il denominatore è finito e quindi in pratica se c'è l'IG possiamo trascurare la corrente di saturazione inversa, la corrente di anodo è semplicemente un multiplo della corrente di gate. No. Quanto grande dipende esattamente dai valori dei vari parametri, va bene? Però se io abbasso la corrente, diciamo, ho una corrente di gate nulla, tipicamente il numeratore è piccolo, è una corrente di saturazione inversa, anche diviso per un fattore 1 meno alfa, di fatto rimane una corrente piccola e il transistore e il tiristore è effettivamente interdetto. Tutti e due i transistori sono interdetti. Quindi le condizioni sono due. Se alfa NPN più alfa PNP è minore di 1, va bene, i due transistori sono interdetti, la corrente è una corrente di saturazione inversa moltiplicata per un certo coefficiente, cioè quello che abbiamo quando i transistori sono interdetti. Okay. Se invece però c'è una condizione per cui alfa NPN è uguale a, più alfa PNP è uguale a 1, che cosa succede? Guardando questa espressione, noi vediamo che il rapporto è un rapporto che diverge, d'accordo? Perché il denominatore è zero. Nella pratica che cosa vuol dire? Vuol dire che il sistema è diventato instabile e in effetti abbiamo la transizione dallo stato stabile con i due transistori interdetti allo stato stabile con i due transistori in saturazione. In quel momento scatta la transizione, d'accordo? Quando un sistema è dinamico, lo studiate staticamente, questo lo conoscete, sapete benissimo quando fate un oscillatore, no? E se lo studiate dinamicamente, quando vedete un rapporto che diverge, dal punto di vista dinamico, tipicamente vuol dire che il sistema è entrato in uno stato instabile e quindi, diciamo,
va studiato dinamicamente, ok? E questo è quello che succede nel nostro caso. Ci sono due stati stabili, sta uscendo, quando la cosa diverge vuol dire che il sistema esce dal primo stato stabile e quindi per forza di cose finisce nel secondo, che è quello che abbiamo detto. Quindi adesso quello che si tratta di capire è come si fa a spostarsi dalla prima condizione alla seconda condizione. Prego. In teoria può divergere anche se g uguale a 0. Anche se g fosse uguale a 0, se il denominatore fosse 0, avremo una divergenza e quindi avremo una transizione, una situazione di instabilità. In pratica, questo cosa vi dice semplicemente? Che la corrente di anodo inizia a crescere. Se la corrente di anodo inizia a crescere è perché i due transistori passano prima in zona attiva e poi finiscono in... saturazione, entrambi. Va bene? Quindi quelle due espressioni sono indipendenti da G? Quali due espressioni? Queste due condizioni, sì. Allora, no, dunque, sono indipendenti da G vista questa espressione. Ora, quello che vi farò vedere tra un attimo è che i valori di alfa in realtà dipendono da G, che è una cosa che sapete. Vediamolo un attimo insieme, andiamo per gradi. I valori di alfa dipendono da G. Qui non si vede, ma voi sapete benissimo che il beta F a cui è legato alfa in un transistore bipolare dipende dalle condizioni di riposo, no? E quindi dalle tensioni applicate e dalle correnti che passano. Allora, vediamo un attimo la situazione in cui siamo. Mettiamoci in... E cos'è che può far variare l'alfa dell'NPN e l'alfa dei PNP? Allora, disegniamo il profilo della banda di conduzione, per esempio... in condizione reverse, quindi abbiamo VH, no, in condizione forward, VH maggiore di 0, non la banda di conduzione, il potenziale, ok? Il potenziale per VH positivo. Allora, com'è che è fatto il potenziale? Abbiamo tre giunzioni tra anodo e catodo, J1, J2 e J3. Adesso vi faccio vedere come è fatto il potenziale quando il dispositivo è in blocco con VH positivo. Okay? Allora, abbiamo da anodo a catodo abbiamo tre giunzioni, abbiamo detto. L'anodo è P, qui c'è la regione di deriva, poi c'è la regione P e poi c'è il catodo che è N+. Va bene? Allora, il potenziale, quando VH è positivo, se vi ricordate abbiamo detto la tensione, la giunzione in inversa è J2, mentre invece J1 e J3 ovviamente sono polarizzate in diretta, che la tensione dell'anodo è maggiore di quella del catodo. Allora, come è fatto il potenziale? Il potenziale è fatto così, cioè una piccola barriera di potenziale su J1, perché J1 è polarizzata direttamente, la J2 è polarizzata inversamente, quindi c'è una regione di svuotamento ampia che cade tutta quasi tutta nella regione di deriva, okay, quindi questa è la regione, corrisponde alla regione di svuotamento, nella regione di deriva, e poi abbiamo un'altra barriera piccola, perché la giunzione J3 è polarizzata direttamente. Ovviamente questa distanza corrisponde alla VH. Okay. Allora, dunque, cosa può succedere? Ci sono due fattori che possono agire sugli alfa. Innanzitutto, se VH aumenta, va bene, si riduce la base
del PNP. Perché? Perché semplicemente quando aumento VK aumenta la regione di svuotamento nella regione di deriva e quindi la base neutra, la base equivalente del PNP si riduce e questo fa aumentare l'alfa del PNP. Ok? Quindi aumenta l'alfa del PNP. Quindi questo è sufficiente a un certo punto a mandare in conduzione il dispositivo, perché guardiamo l'espressione di prima, se l'alfa dell'NPN è 0,9 e l'alfa del PNP aumenta da 0,01 a 0,1, a un certo punto il denominatore si annulla. Bene, quindi anche in assenza di corrente di gate, questa condizione è sufficiente. Quindi qui mettiamo così IG uguale 0, così ce lo ricordiamo, va bene? Quindi anche se G è nulla, all'aumentare di VH a un certo punto la base del PNP può ridursi così tanto da portare PNP al valore tale da far andare a 1 la somma dei due alfa. Ok? Questa è una condizione. C'è un'altra condizione che è invece se aumento IG, qualcosa può succedere. Perché? Perché voi sapete che l'IG è la componente di fatto principale, quando è presente, della corrente di base dell'NPN, va bene? E voi sapete che l'IG è la componente principale della corrente di base dell'NPN, quando l'altro transistore è interdetto, e voi sapete che l'alfa aumenta all'aumentare della corrente di base. No? L'HF aumenta se aumenta la corrente di base, quindi ovviamente perché l'alfa aumenta se aumenta la corrente di base, quindi anche se questo fattore non aumenta, può aumentare questo e portare il denominatore a zero. Quindi ci sono due cose che possono innescare, come si dice, il tiristore. Aumenta l'alfa dell'NPN e quindi questo può portare il dispositivo in conduzione. Va bene? Quindi i meccanismi sono due, e non solo due, può essere anche una combinazione dei due. Diciamo, più come dire, in generale, più l'alfa, più la tensione VH è grande, minore è il valore di IG che mi serve per mandare tutto in conduzione, perché chiaramente i due meccanismi sono concorrenti. Un aumento di PNP congiunto a un aumento dell'alfa dell'NPN mi fa avvicinare alla condizione di divergenza. Allora, quando una di queste due condizioni, almeno una di queste due condizioni si realizza, possiamo avere il passaggio in stato di conduzione. Ora, che cosa succede in conduzione? In conduzione succede questa situazione. Di nuovo, ridisegniamo un attimo il tiristore elementare. Abbiamo le quattro, rappresentiamo anche la zona P+. P, N meno, P e N più. Questo è il catodo e abbiamo detto questo qui è il gate. Allora, l'effetto particolarmente importante nel tiristore è la modulazione della conduttività, perché è fondamentale per riuscire ad avere una tensione VH bassa in conduzione. Allora, come sono fatti i drogaggi? Andiamo come al solito. Voi avete in pratica un drogaggio qui che è molto alto. Mettiamoli su scala logaritmica, no? Avete un drogaggio qui che è molto alto e un drogaggio qui che è molto basso, di tipo N. E poi, per quanto riguarda il tipo P, avete un drogaggio qui che è molto alto, al contatto di anodo, un drogaggio qui che è più piccolo, e poi avete un drogaggio qui che è più piccolo, va bene? Quindi questo qui, giusto per capirsi, questo qui rappresenta l'NA, ok? E la linea
in blu rappresenta l'ND. Quindi diciamo che questo è intorno a 10 alla 19, questo è il 10 alla 17 e questo è il 10 alla 14 di cui abbiamo parlato prima. Okay? Quando però siamo in conduzione c'è diffusione da contatti, quindi il contatto di anodo emette lacune che finiscono in regione di deriva, finiscono prima nella regione P, poi finiscono nella regione di deriva e poi rivanno nella regione P, e il contatto di catodo emette elettroni che finiscono prima nella regione della base dell'NPN nella regione P e poi vanno nella regione N-. Allora, queste strutture vengono realizzate in modo da avere tempi di ricombinazione piuttosto lenti, in modo che si crei plasma facilmente. Per cui in pratica, se io vado a disegnarvi con una cosa più spessa, in conduzione le concentrazioni, io ho una cosa del genere. In pratica qua qui questa è la concentrazione di lacune che venga ad avere, le lacune arrivano dall'anodo e praticamente diffondono in grande quantità fino al contatto di... qui forse è esagerato. Aspettate, fatemi cancellare una cosa che... Quando arrivano alla zona più iniziano ad andare giù, qui vanno giù. Però, insomma, fino a questo punto sono molto alte, perché qui trovano un sacco di elettroni nativi e ricombinano. E qui avviene la stessa cosa, questi... gli elettroni diffondono nella regione P, nella regione N- fin qui e poi qui ricadono. E qui le concentrazioni, vi ricordate, sono più o meno uguali perché siamo in condizioni di alta iniezione. Questi sono N e questi qui sono le lacune. Quindi abbiamo una condizione di alta iniezione e una creazione del plasma nelle due regioni P dell'anodo e della base, dove è il gate, e nella regione di deriva. In condizioni di alta iniezione la concentrazione di N e di P sono circa uguali e sono uguali a quella Na e sono molto maggiori delle concentrazioni di idroganti native nelle regioni di deriva e nella regione di nelle due regioni P. Bene, quindi qui abbiamo una modulazione questo è fondamentale per riuscire ad avere una resistenza serie bassa perché, ripeto, nel momento in cui abbiamo in un tiristore anche 1000 A di corrente in conduzione, abbiamo veramente bisogno di una resistenza serie molto piccola. Quant'è il valore della VON? La caduta di tensione complessiva. Se ci fate caso, io ho in pratica tre giunzioni PN, di cui due orientate in una direzione e una nell'altra, quindi il netto sarà... Se voglio scriverla completamente, abbiamo chiamato J1, J2 e J3. Qui ho VJ1 meno VJ2 più VJ3, d'accordo? Quindi questa qui mi dà una cosa di ordine V gamma più la resistenza serie per la corrente. Va bene? E questa cosa qui all'incirca viene una cosa dell'ordine di un volt e mezzo, due. Si riesce a fare anche per livelli di corrente molto elevati, questa VON, insomma, vicino a un volt, massimo un paio. Dove sono distribuiti così, questa V gamma mi dà uno 0,7 e poi qualche altra frazione di volt data dalla caduta resistiva. Ok?
Dunque, va bene, questo è la cosa importante per verificare come avviene l'accensione, come avviene lo spegnimento. Lo spegnimento è più critico perché che cosa succede? Ora, fatemi disegnare un'altra volta il tiristore in sezione. Abbiamo le... Prego. Come? Indietro? Prego. Sì? Prego. Ma l'attivazione dell'SCR, cioè tramite la corrente di gate, avviene, il principale effetto è il fatto che la corrente di gate, il contributo sta al numeratore della corrente di alfa? No, no. Perché aumenta in maniera sensibile l'alfa dell'LDR? Il principale contributo è c'è il denominatore. Al denominatore? Al denominatore. Perché, come dire, io voglio passare da uno stato stabile a un altro stato stabile. Lo stato stabile in conduzione è sostenibile anche se la corrente di gate è nullo, è nulla, ok? Perché non abbiamo bisogno della corrente di gate, però ci dobbiamo arrivare. Allora, quello che si fa è aumentare la corrente di gate temporaneamente, con un impulso di corrente in pratica, per portare il denominatore di questa espressione a zero. A quel punto abbiamo la transizione, il sistema finisce in uno stato in cui conducono tutti e due, e in questa situazione posso anche eliminare la corrente di gate, oppure abbassarla, di solito la abbasso un pochino, non la elimino del tutto per essere sicuro che rimanga in conduzione, e mantenere lo stato di conduzione. Perché senza, diciamo, se non ci fosse l'effetto del denominatore, io avrei semplicemente un effetto di amplificazione della corrente, ma relativamente scarso, cioè inferiore a quello che potrei ottenere con un semplice transistore bipolare. Va bene? Invece io voglio ottenere un passaggio da uno stato stabile all'altro. Okay? Finché conta solo il numeratore, io sono in zona attiva, non finisco mai in saturazione. Okay? Allora, vediamo un attimo gli strati. Abbiamo detto P+, Pn-, Pn+. Quindi questo è il catodo, questo è l'anodo e qui c'è il contatto di gate. Allora, vediamo lo spegnimento. Allo spegnimento è critico per quale motivo? Perché allora, io ho in questa regione il plasma, no? Ho questo eccesso di portatori NP molto maggiore della concentrazione nativa e ho un flusso di corrente in pratica in questa direzione, va bene? Quindi questa zona gialla è quella dove ho il plasma e dove in pratica ho una resistività molto bassa. Allora, come si fa a andare in spegnimento? È facile immaginare la situazione, avete due transistori polarizzati in saturazione, dovete portare i due transistori in interdizione. Quindi la cosa più ragionevole è come si fa per un transistore bipolare, cominciare dalla base dell'NPN a svuotare l'eccesso di portatori minoritari fin tanto che poi non si polarizza inversamente, per esempio la giunzione base-emettitore del transistore NPN, e poi si spegne tutto. D'accordo? Se guardate il circuito equivalente, la prima cosa che posso pensare è se ho questa situazione in questo circuito con i due transistori in saturazione, metto una corrente negativa di gate, un impulso negativo sul gate, in modo da svuotare la regione di deriva e la regione di base base dell'NPN di portatori in eccesso, e poi una volta che ho polarizzato
in inversa la giunzione base emettitore dell'NPN, si spegnerà questo e si spegnerà anche l'altro. Bene, questo è quello che funziona, che funzionerebbe in principio, che funzionerebbe di sicuro se ragionassi con transistori di segnale, ma con tiristori la cosa non funziona. Per quale motivo? Perché se io comincio ad applicare una corrente negativa sul gate, cosa succede? Devo tenere conto del fatto che qui ho una resistenza di dispersione tra la regione interna e, e il contatto di gate, non piccolo, no? Perché il dispositivo è largo. Allora, quando comincia ad avere una corrente negativa, su questa resistenza cade una tensione significativa e quindi non riesco ad abbassare la tensione della zona interna. Quindi non riesco in modo efficace a polarizzare in inversa la giunzione PN tra la base e l'emettitore del transistore NPN. Va bene? Sì. Quando, diciamo, la cosa più intuitiva sarebbe quella di applicare una IG negativa per svuotare il plasma e polarizzare inversamente la giunzione base emettitore dell'NPN. In realtà questo meccanismo non funziona perché la resistenza e dispersione nella regione P non è piccola e la caduta di tensione che mi trovo su questa resistenza quando applico una IG negativa fa sì che la tensione che ho nella regione P interna non è uguale, per niente, è molto più alta di quella che ho sul gate, sul contatto di gate, per cui la giunzione PN internamente non riesco a polarizzarla inversamente e quindi non lo porto in interdizione. Okay? Quindi chiamiamo VI la caduta di tensione. La caduta di tensione, dunque se IG è minore di 0, la caduta di tensione sulla resistenza di dispersione della regione P è troppo alta per polarizzare inversamente la questa l'avevamo chiamata J3, no? Quindi J3 è la giunzione BE base emettitore dell'NPN. E quindi non funziona. Quello che quindi cosa rimane? L'altro modo per spegnerlo, e l'unico che funziona, è applicare una tensione VH negativa. Perché se applico VH minore di 0, iniziano, cioè blocco in pratica la diffusione dei portatori dalle regioni P più N più e applico un campo inverso, in pratica svuoto il plasma dai terminali di anodo e catodo. Ok? Quindi, infatti, se vi ricordate, quando abbiamo fatto una prima classificazione dei dispositivi di potenza, il tiristore era tra i dispositivi semicontrollati, perché in accensione si controlla da un terminale di controllo, che è il gate, perché con la corrente di gate si accende, ma per spegnerlo si spegne come si spegne un diodo, cioè applicando la tensione inversa. Quindi in accensione si può usare l'elettrodo di controllo, in spegnimento bisogna affidarsi alla tensione, cioè come un diodo alla tensione tra anodo e catodo. Rispetto a un diodo è tipicamente anche più lento lo spegnimento, perché di fatto il plasma è molto più ricco che in un diodo di potenza in saturazione, e quindi lo spegnimento tra i terminali esterni
è particolarmente lento. Questo è il motivo per cui il tiristore si usa in applicazioni soprattutto 50-60 Hz, per i quali non mi servono tempi di spegnimento particolarmente rapidi. Tenete presente, i tiristori sono veramente grandi, di solito un wafer intero, cioè per applicazioni grandi, 1000 A c'è bisogno di un wafer intero, quindi un wafer per fare un dispositivo, non un wafer grande, praticamente un wafer 8 pollici, 6 pollici, lo strato di sotto è contattato per fare l'anodo e poi, diciamo, con un wafer faccio un dispositivo, ecco. È veramente un oggetto di dimensioni grandi per le applicazioni di maggiore corrente. Oh, per alleviare un po' questo problema, tanti tiristori sono fatti così, visti in sezione. Questi contatti di catodo e di gate sono interdigitati in modo da far sì che le distanze siano più possibile ridotte. Però diciamo, comunque non si riesce a spegnere dal gate. In pratica questo vuol dire che se vedessi dall'alto la fetta, io avrei per esempio un contatto di catodo fatto così, no? Ve lo faccio in giusto per farvi capire il principio, un contatto di catodo fatto così e un contatto di anodo di gate, per esempio facciamo in blu, fatto così, in modo da ridurre il più possibile le distanze. Le distanze interne e quindi cercare di ridurre questa RI che vi ho rappresentato. Okay. Questo si chiama catodo interdigitato. Una cosa utile, ma non elimina il problema. Ok? Allora, diciamo, più o meno gli elementi li abbiamo tutti adesso, vediamo le caratteristiche in continuo e transitori, così completiamo. Caratteristiche in continua. Allora, vi ricordate, abbiamo detto la tensione di blocco è uguale nelle due direzioni, perché corrisponde, cioè è proporzionale allo spessore della regione di deriva e al campo di breakdown del materiale, quindi questa è IV. Quindi se vado a disegnare staticamente la cosa, ho qui la tensione di breakdown reverse, questa si chiama spesso anche VRB oppure VRWM, dove RWM vuol dire reverse blocking, no, reverse working maximum. Chiaramente viene indicata nella datasheet e in alto, quindi poi aumento la tensione tra anodo e catodo. Questa V è la VH. Aumento la tensione tra anodo e catodo. Immaginiamo adesso di tenere IG a 0. Okay? A un certo punto raggiungo la tensione di breakdown, di breakover, come dicevo prima, breakover, e il diodo comincia a condurre. Quando comincia a condurre, che cosa succede? Ovviamente passa corrente, inizia quell'effetto di modulazione della conduttività e a parità di corrente abbiamo una riduzione fortissima della tensione tra anodo e catodo. Quindi la curva segue questo andamento qua, si riduce questa corrente, aspettate, ho esagerato, si riduce la tensione e si va su questa caratteristica
con una pendenza che è pari all'R-on, a 1 su R-on. Quindi questa curva qui viene seguita soltanto in questa direzione, con IG uguale a 0. Va bene? Se seguo il percorso inverso, e quando seguo il percorso inverso, chiaramente la curva ha un'isteresi, perché quando seguo il percorso inverso, fin tanto che immagino di andare molto piano, qui la curva va in questa direzione e poi torna indietro, e finché, quando la tensione è negativa, il dispositivo si spegne e sono di nuovo in blocco inverso. Quindi questa parte qui si percorre in tutte e due le direzioni, e anche questa, chiaramente questa zona invece no. Quando invece ho una corrente positiva di gate, posso ridurre la tensione a cui ho breakdown. Quindi all'aumentare della corrente di gate, in pratica io modifico questa parte delle curve. Quindi all'aumentare dell'IG ho un innesco a tensione di anodo-catodo minori. Perché, come vi dicevo prima, quello che conta è la somma dei due alfa, no? Quindi l'IG, più è grande l'IG, più aumenta l'alfa dell'NPN, quindi mi serve un alfa IPNB più piccolo per innescare la conduzione. Quindi se io voglio passare da questo stato a questo stato, mi basta dare la corrente di gate giusta per passare in questo stato. A questo punto la posso anche togliere, la corrente di gate, rimango in questo stato fin tanto che la tensione anodo-catodo non diventa negativa staticamente. Poi anche quando diventa negativa ci vuole un po' di tempo per raggiungere il regime. Ok? Sì, non si chiama VBO, diciamo la VBO è la tensione che ho che è definita per IG uguale a 0. Riduco la tensione a cui ho la transizione aumentando l'IG. Allora, i transitori in accensione e spegnimento come avviene? Ecco, per il transitorio guardiamo il transitorio con l'accensione determinata dalla IG, d'accordo? Allora, dunque, immaginiamo di avere tre grafici, 1, 2 e 3, li facciamo sincronizzati e ci mettiamo la IG, la corrente e la VH. Immaginiamo che prima dell'istante 0, questo sia l'istante 0, prima dell'istante 0 siamo in blocco, quindi la VH è alta, la corrente è praticamente nulla, la corrente di gate diciamo che è bassa, quindi qui siamo in off. Come al solito, immaginiamo di essere in una situazione per cui, ecco, il simbolo è questo qui del tiristore, dove c'è, è quello di un diodo più si aggiunge un gate, va bene? Questo è il simbolo. E immaginiamo di essere in una situazione di genere, che è quella che vi ho illustrato spesso. Abbiamo un carico induttivo e il carico induttivo è rappresentabile per i transitori da un generatore corrente e per esempio immaginate che sia una situazione di genere per cui la corrente passa da qua perché il primo è acceso e il secondo è spento e poi ho una transizione per cui accendo il secondo e spengo il primo. Quindi c'è durante la transizione questo carico che rappresento con generatore corrente, immaginate se è un carico conduttivo, vuole una corrente che praticamente non cambia perché ha un'inerzia rispetto alla corrente, per cui
la corrente deve passare dall'uno all'altro tiristore, dall'uno all'altro ramo. Allora, che cosa succede? Io all'istante zero voglio accendere il tiristore e do un impulso di corrente di gate. Va bene? Alzo la corrente di gate. Che cosa succede? Cioè, durante una prima fase la corrente non cambia, la corrente rimane nulla. Allora, immaginate la situazione internamente a tiristore. Io do un impulso di corrente di gate. Che cosa vuol dire? Sto iniettando lacune nella regione P. Inietto lacune nella regione P e questo di fatto chiama elettroni dal catodo. Fin tanto che non si ha una prima diffusione delle cariche minoritarie, la corrente non cambia. Quindi all'inizio la corrente non cambia, poi a un certo punto in una zona interna avviene la transizione e la corrente aumenta. Va bene? Perché in una zona interna abbiamo che dalle due giunzioni di interdizione si passa progressivamente, prima in zona attiva, poi in saturazione per i due transistori. Quindi, dopo il primo ritardo, ho che la corrente comincia a salire. Quando la corrente comincia a salire, più o meno contemporaneamente, scende la tensione. Trano e catodo. Prego. Non ho capito? C'è ritardo perché quando io applico una corrente G positiva, inietto lacune da questa parte, perché si abbia l'effetto di portare portare almeno in una zona interna una regione a fare la transizione, bisogna che i portatori arrivino, no? Quindi c'è un tempo dovuto proprio alla diffusione dal contatto all'interno dei portatori. Okay. Poi cosa succede? A un certo punto c'è una zona, supponiamo in una regione interna o un filamento, si ha la transizione, a questo punto la corrente arriva al valore di regime e questo succede perché di fatto il generatore di corrente IO pretende quella corrente, no? Quindi tira finché la corrente arriva a quel valore. Quando la corrente è arrivata a quel valore non è detto che abbia già la situazione di regime, perché tipicamente c'è un filamento conduttivo, una regione interna in cui la transizione è avvenuta, perché il plasma è già presente, ma non c'è in tutta la regione. Quindi che cosa succede? Devo avere una situazione di diffusione del plasma. C'ho solo una regione, la cosa è partita, arrivano quindi i portatori nella regione di deriva e nella regione P, questi portatori man mano che arrivano spandono il plasma per tutta la zona. In questa fase abbiamo effettivamente la modulazione a conduttività, perché finché ho i portatori concentrati in una piccola regione, non riesco ad avere una tensione bassa, una caduta di tensione bassa sulla regione di deriva. Quindi io ho un effetto del genere. Quando prima la corrente raggiunge il valore di regime, immaginate che sia questo, ok, IO, ma la tensione non è ancora caduta al valore WON. Ci vuole un certo tempo che serve per la diffusione del plasma perché anche la tensione vada a valori bassi. Questo qui è il tempo che ci vuole per la diffusione del plasma e viene indicato nei datasheet dei tiristori come plasma spreading time, esattamente tempo necessario per la diffusione del plasma. A questo punto raggiungiamo la WON che vi dicevo prima, qui la corrente non cambia più, qui la corrente di gate. Ecco, la cosa interessante, a questo punto la corrente di gate non mi serve più, perché sono in una condizione stabile, posso anche toglierla. Ora, tipicamente non si elimina del tutto, si lascia una corrente di supporto perché per garantire che non si spenga, no? Per evitare che per qualche fluttuazione di corrente si possa spegnere. Quindi, ma insomma, qui
a seconda delle situazioni, questa corrente minima viene indicata in datasheet, si può anche annullare, insomma, dipende dal tipo di dispositivo. Spesso, per mantenere un po' di sicurezza che il dispositivo rimanga acceso, si mantiene un po' di corrente. Ok? Quindi, vedete, il tempo totale del transitorio è diviso in tre contributi. C'è il primo contributo che si chiama, al solito, delay time. Poi c'è un tempo di salita, che è questo qua, T-rise, e poi c'è questo qui che si chiama T-ps, dove ps, questo R sta per salita, rise, e ps sta per plasma spreading. Questi tre tempi sono indicati nelle caratteristiche del T-restore. Allora, durante il tempo di salita c'è un rischio, c'è il rischio di fuga termica, perché, come vi ho detto un attimo fa, proprio durante l'intervallo in cui sale la corrente, in pratica non c'è una conduzione uniforme in tutto il tiristore, c'è una regione piccola, un filamento conduttivo attraverso cui passa tutta la corrente. Quindi il rischio grosso è che quel filamento si surriscaldi rispetto al resto e si inneschi nel meccanismo di fuga termica che abbiamo visto insieme, che è sempre possibile quando ha delle giunzioni PN, come in questo caso. Allora, un altro dato che viene indicato in datasheet è la massima velocità di salita della corrente. Ok? Max di I su dt. Questo viene indicato ed serve per evitare la fuga termica. E di solito, anche in questo caso, anche per i tiristori, si usano dei circuiti di protezione per impedire che la corrente salga troppo rapidamente. E il classico circuito di protezione è mettere un induttore in serie a tiristore, e l'induttore è inerziale rispetto alla corrente e la fa salire, rallenta la salita della corrente, no? Quindi questo è un aspetto da tenere, anche questa informazione è presente sul datasheet. Va bene. Per lo spegnimento c'è da dire in realtà abbastanza poco, perché lo spegnimento, come potete immaginare, è praticamente uguale a quello di un diodo. Dal punto di vista pratico, la differenza principale è che i tempi sono spesso più lenti di quelli di un diodo, perché il plasma, come vi dicevo prima, è più ricco. Lo spegnimento non si ha con la corrente di Gates, si ha perché a un certo punto, per esempio, abbiamo immaginato un andamento sinusoidale, la corrente comincia ad andare negativa, no? La tensione VH è all'inizio pari a V1, poi quando la corrente cambia segno, bisogna cominciare a svuotare il plasma. La corrente può essere negativa per un po', tutto il tempo che ci vuole a svuotare completamente il plasma e poi a creare la zona di svuotamento, no? Quando la polarizzazione diventa inversa. E tipicamente l'andamento è proprio come quello di un diodo, cioè comincia a essere così, si raggiunge un minimo e poi si risale a zero. Durante questa fase c'è lo svuotamento del plasma, plasma depletion, e poi questo qui c'è la creazione della zona di svuotamento durante la fase in cui la corrente cala, creazione zona di svuotamento. La tensione, in pratica, quando si arriva a questo massimo circa diventa nulla, e poi qua ha un undershoot e poi va al valore finale.
Quindi è esattamente lo stesso andamento del diodo. Cambia, non cambia niente da questo punto di vista. No, giusto per richiamare, i datasheet vi danno questo tempo, il reverse recovery time, vi danno questa corrente, la corrente di reverse recovery, e più o meno questo. A volte danno anche questo, questa tensione, non mi ricordo con che nome, ma insomma poi viene indicata. A volte viene dato anche questa quantità qua, quest'area, che approssimativamente è, e questa è la carica di reverse recovery, no? Che approssimativamente, se uno approssima questa regione qui come un triangolo, è il prodotto della corrente per il tempo diviso 2. Comunque è la stessa cosa che abbiamo visto per un diodo. Ripeto, i tiristori sono utilizzati sempre meno, direi, perché c'è un dispositivo che vedremo la prossima volta, il GBT, che sta conquistando fette di mercato sempre maggiori, anche la regione tipicamente occupata dagli SCR, ma erano dispositivi dedicati in modo particolare a correnti molto alte, cioè l'ordine di grandezza è fino a migliaio, ok, di ampere, qualche migliaio di volt, tensioni molto alte e frequenze basse. Okay? In quella regione gli SCR erano imbattibili, è lì che sono stati utilizzati, quindi soprattutto per la distribuzione di energia elettrica, no? Dove ho quelle frequenze. Un certo successo hanno avuto anche, e hanno ancora, dei dispositivi, dei GTO, dei tiristori particolari che si chiamano GTO, vi faccio vedere proprio rapidamente. I GTO sono dei tiristori a spegnimento dal gate. Questo GTO sta per gate turn off. Sì? Prego. Ma vado troppo veloce, come... Se andavo con le slide, no, vado così. Questo lo faccio apposta per mantenere un passo seguibile, no? Mi forzo a non... Che ho visto che se faccio con i lucidi tendo a accelerare un po', e questo... La VHK finale che c'è nel tempo, sì. Beh, questo dipende da quello, dal circuito esterno. La tensione che c'è per quest'angolo? No, questa di qui è la tensione applicata quando è in inversa, dipende un po' dalla situazione. Ora, non, cioè, potrebbe essere una cosa che varia in modo sinusoidale, ora noi lo vediamo in un intervallo di tempo così piccolo che per noi è come se fosse costante la tensione inversa, però dipende dal circuito esterno, non è una caratteristica intrinseca del... Si è detto che l'unico modo è... Applicare una tensione, sì, ma basta, cioè, idealmente basta una tensione minore di zero, non deve essere qualunque valore, cioè non... È come un diodo. Il punto è che a seconda della tensione che applico cambia il tempo che mi ci vuole per spegnerlo, no? Perché se applico una tensione, se la metto, semplicemente quello che cambia è che se la tensione che applico è più alta, la tensione negativa che applico è più alta, avrò una corrente maggiore in inversa e posso ridurre in qualche modo il tempo entro certi limiti. Quindi quando trovate questa curva nel datasheet del tiristore, la trovate per una certa tensione inversa, oppure ne trovate più di una, più tensioni inverse. Non cambia enormemente, ma insomma un po' è sensibile alla tensione che applico. Allora, get turn off, quindi si spegne, in pratica è un tiristore, get turn off tiristor, e si spegne con IG minore di 0. Allora, come si fa a spegnere con il G minore di 0, se vi ho detto prima che non ci si riesce? Okay? Bisogna modificare un po' la struttura. La cosa principale è che bisogna ridurre il più possibile la resistenza di
dispersione nella base dell'NPN. A questo si ottiene facendo una struttura così. In pratica è più difficile da fare, insomma, non difficilissimo, però negli anni 50 non era a caso, e insomma, negli anni 80-90 si è cominciato a realizzarlo. Bisogna fare delle cosiddette isole di catodo, cioè il dispositivo è fatto così, c'è la parte P più, poi c'è una regione N, è un po' più drogato il l'anodo, questo è l'anodo. Questo è il contatto di anodo, poi c'è la regione N, c'è poi faccio un pochino più vicino. Si fa un attacco a plasma per posizionare il catodo più in alto rispetto al gate. Quindi in pratica il catodo è questo. In sostanza, dopo aver fatto il catodo, si fa un attacco a plasma in modo da da togliere materia, no? Avevo un wafer fatto così, tolgo materia e porto il contatto di gate il più vicino possibile alla regione P interna. Questo è il contatto di gate, ovviamente questo dall'altra parte, e si realizza una struttura estremamente modulare. Quindi questa struttura qui si ripete periodicamente in migliaia di moduli per un singolo tiristore, ok? Mettendo chiaramente tutti i gate in parallelo e tutti i catodi in parallelo. A questo punto riesco a ridurre il più possibile le distanze tra il contatto di gate e la regione dove si ha il plasma internamente, che è questo qua. Bene, quindi la caduta resistiva riesco a ridurla, e quell'effetto che bloccava, che rendeva difficile svuotare il plasma dal gate, riesce invece a essere possibile. Quindi in pratica ho questi meccanismi. Uno, struttura molto interdigitata, e più di 1000 moduli in parallelo, è prassi, questo serve a ridurre l'RI, va bene? La seconda cosa per ridurre l'RI è fare questo attacco e deporre il gate più in basso, e si fa la isola di catodo, Cathode Island, perché semplicemente il catodo emerge dalla struttura. Quindi queste due tecniche che qua riducono la RI, e poi l'altra cosa si fa per facilitare lo spegnimento è inserire un corto di catodo. Corto di anodo. Questo ve lo faccio vedere, è una cosa un pochino diversa, si chiama corto di anodo, si dice anode short, e il corto di anodo è questa cosa. Dall'altra parte si fa qui una sacca drogata di tipo N+. La sacca drogata di tipo N+ serve a svuotare il plasma più rapidamente, perché vedete, a questo punto il plasma si può svuotare anche dall'anodo. Immaginate, dal gate richiamo le lacune, gli elettroni li richiamo dall'anodo, anche se la VH non è negativa. Okay? Devo trovare una via per mandare via anche gli elettroni, non soltanto le lacune. Ok? E per mandare via gli elettroni uso
il corto di anodo. D'accordo? Questa è una via per lo svuotamento, degli elettroni. Quindi le lacune le richiamo dal gate, gli elettroni li richiamo dall'anodo. Capite bene, e con questo più o meno concludo, che questo mi cambia parecchio lo scenario, il fatto di aver messo una zona N+, perché non riesco più a fare il blocco per VK negativi. Okay, perché le giunzioni come le avevo numerate erano, cos'erano? G3 era la più tra K e G. Quindi questa era G3, questa era G2 e questa era G1. Quando la VK era negativa, nel tiristore normale, vi ricordate, avevo detto, sono polarizzate in inversa le giunzioni J1 e le giunzioni J3, va bene? Ora, però, delle due, l'unica che era che è in grado di sostenere una tensione inversa alta è J1, perché ha un drogaggio basso da una parte. Nel momento in cui J1 la elimino, perché di fatto, avendo messo il corto di anodo, l'ho cortocircuitata, l'unica giunzione che può tenere, che deve sostenere la tensione inversa è J3, ma J3 è relativamente molto drogata, per cui avrà una tensione breakdown bassa, un migliaio di volte più bassa dell'altra. Che qui è nemmeno drogata 10 alla, meno, alla 14, la regione P è drogata 10 alla 17, questo vuol dire che avrà un fattore molto più basso, per cui in inversa non blocco più tensioni alte, praticamente ho tensioni di blocco dell'ordine, cioè al più di pochi volt, quindi mi impedisco il blocco in inversa. Ora, secondo le applicazioni, nel circuito mi può non servire il blocco in inversa, per cui non è una gran perdita, però in generale il dispositivo, qui lo segno più, non blocca più in inversa. Non blocca più vuol dire attenzione blocco, insomma, dal dispositivo di segnale, ecco, dalla regione deriva non ha più nessun effetto. Quindi pago un po' la possibilità di spegnere da gate con il fatto di non poter più bloccare in inversa. Questi dispositivi qui hanno avuto un po' di successo, come dicevo, negli ultimi tempi sono progressivamente stati soppiantati dagli IGBT, che vediamo la prossima volta, essenzialmente perché di fatto la corrente di gate che ci vuole per lo spegnimento è alta, no? C'è bisogno veramente una corrente di gate che circa all'ordine di un terzo della corrente che passa tra anodo e catodo, per un tempo breve, giusto per lo spegnimento, ma insomma c'è bisogno di un driver complicato, perché comunque anche il driver del gate deve essere in grado di erogare una corrente alta. Immaginate, 1000A, su 1000A, con i GTO non si raggiunge 1000A, ma insomma anche se volessi avere 100A di corrente in conduzione, ho bisogno di un impulso di meno 30A di gate, e questo vuol dire che bisogna fare un driver, diciamo, non banale. Okay? Quindi progressivamente questi stanno uscendo. Va bene, sì, ci fermiamo adesso.